Torterolo e vorrei darvi qualche indicazione su un pittore che non è molto noto al pubblico italiano, si chiama Joaquín Sorolla. In una strada di Madrid c'è un patio che profuma di zagare. Entriamo insieme in questo patio che è l'inizio della casa museo dedicata a questo pittore. Eccolo qui. Prendiamo una scala azzurra, tappezzata di azulejos antiche, ed arriviamo nella sala dell'atelier di questo pittore. Un pittore nato nel 1863, morto nel 1923, che ha goduto al suo tempo di fortuna e di ricchezza. Sappiamo poco dell'impressionismo spagnolo, ma vi assicuro che questa mostra dedicata a Sorolla è la mostra che ci vuole per questi tempi difficili. Ne usciremo tutti pieni di passione per la pittura, una pittura limpida, luminosa. Eccolo qui, Joaquín. Un uomo appunto che, benché vissuto all'epoca di Van Gogh e di Gauguin, non sfuggì alla società del suo tempo. Anzi, ebbe rapporti con milionari americani, con uomini politici, poeti, letterati. Era il tempo delle grandi esposizioni universali, quelle che in Spagna si chiama il modernismo. È l'epoca della Belle Époque, insomma. Cominciano le vacanze a Biarritz, a San Sebastian, e a questa società che scopre il piacere, Sorolla dedica dei quadri indimenticabili. Guardate bene queste figurette vestite di bianco che timidamente si avvicinano all'acqua, perché sono le grandi protagonisti della luminosa pittura di Sorolla. Certo, Sorolla conosceva i francesi, Bonnard, Vuillard, ma a differenza degli impressionisti francesi, la sua pennellata è grassa e larga, una autentica spatolata. Niente costruzioni intellettuali, puro grande piacere di vivere. Bambini che giocano sulla spiaggia e soprattutto fanciulle, fanciulle vestite di bianco. Questo abito bianco, che riflette un po' tutti i colori intorno, è importante per la Belle Époque. Indica giovinette che non hanno bisogno di lavorare, che non hanno bisogno di faticare e che, come meravigliosi fiori, si dedicano alla vita del divertimento, del piacere, stando appunto sulla spiaggia. Questa fanciulla in particolare è l'amatissima moglie di Joaquín, che fu sua modella. Eccole qui, le jeunes filles en fleurs di Sorolla, vestite di bianco col vento nel velo del cappello, e riconoscete appunto la loro leggerezza, quasi di nuove muse.
Il bianco, vi dicevo, riassume in sé tutti i colori ed è come una punta di felicità all'interno del dipinto. Pensate che negli stessi anni Picasso proponeva le Demoiselles d'Avignon, Matisse, la danza rossa. Soroia considera la pittura il vero godimento dell'occhio. Ecco perché vi dicevo, è una mostra antistress in qualche modo. Era l'epoca di Boldini, dei pittori eleganti, e vi dicevo, vestire di bianco forse per una signora è un po' ardito, ma anche Boldini ha spesso abbigliato le sue ragazze con questo colore difficile eppure così evocativo, pieno di sogni. È l'epoca dell'Art Nouveau, del Liberty, se preferite. Si amano i fiori, le belle donne. Gli americani si fanno ricchi, vengono in Europa, vogliono comprare quadri nuovi per arricchire le loro dimore. In America nasce Lewis Comfort Tiffany, celebre appunto per i suoi vetri Liberty. E quando Soroia arriverà in America, farà il ritratto di Lewis Comfort Tiffany e lo rappresenterà naturalmente vestito di bianco, in mezzo ai fiori, in mezzo a quei fiori che Soroia amava tanto, un autentico tripudio di colori. E d'altra parte, non si può non pensare a Soroia senza pensare ai giardini. Anche i giardini sono una fonte inesauribile di luce interiore. Questi sono i giardini dell'Alhambra, che proprio negli stessi anni di Soroia, musicisti come Albéniz e De Falla cercavano di tradurre in note. E appunto Soroia dipinge i suoi giardini, cercando tonalità che sono squisitamente liberty, belle époque, il color malva, il color rosa, colori morbidi che fanno sognare. Non dimenticatelo, Soroia, pittore di luce, a Milano, in una mostra da non dimenticare.